oltre 150.000 visitatori e 2.700 aziende, l'ottava edizione di Tutto Food ha aperto i battenti il 22 ottobre, con un ritorno in presenza che ha superato ogni aspettativa. Una scommessa che si è rivelata vincente, dove Fiera Milano conferma il suo crescente ruolo come hub fieristico europeo. Dedicata completamente al business, ha dimostrato la voglia di incontrarsi di persona dal vivo. Ancora una volta il Made in Italy ha primeggiato in tutti i settori, ma soprattutto in quello della pasta, con consumi che sono saliti anche in tempo di pandemia e con un fatturato di oltre 20 miliardi di euro. Naturalmente non poteva mancare la pizza, piatto ormai diffuso in tutto il mondo e che in tempo di confinamento ha registrato un incremento considerevole del prodotto. Per il mercato dei più facoltosi non sono mancati i cibi ricercati, come salmone e caviale, preparati in versione gourmet dagli chef presenti.